Augurio di una buona serata, benvenuti a questa nuova edizione di Malacoda, quest'oggi interamente dedicata al caso di Sesto Fiorentino, questa mozione di sfiducia che è tuttora in fase di discussione al Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino, un consiglio lunghissimo, iniziato oggi alle ore 15 con i vari interventi sia degli 8 firmatari del Partito Democratico che hanno presentato a suo tempo questa mozione che naturalmente anche di altri consiglieri. Poi poco o meno di mezz'ora fa un accoratissimo intervento da parte del sindaco Sara Biagiotti, che ha parlato per circa 12-13 minuti raccontando qual è stato il singolo anno di governo intrapreso da lei a Sesto Fiorentino. Insomma, ha detto che questo non è il tempo per levarsi qualche sassolino dalle scarpe, lo faremo nei prossimi giorni, questo è il tempo invece dei ringraziamenti. E così insomma è partito un profluvio di ringraziamenti proprio nei confronti soprattutto degli assessori, ma anche dei consiglieri comunali che insomma l'hanno appoggiata in questi tempi, e poi naturalmente alla cittadinanza di Sesto Fiorentino. Nella prima parte invece del Consiglio Comunale, durante la discussione, proprio durante l'intervento di alcuni dei firmatari della mozione di sfiducia, il sindaco Sara Biagiotti si è alzata, è uscita dalla sala del Consiglio Comunale ed è andata fuori, dove tra l'altro c'erano anche molti suoi colleghi, prime cittadine e amministratori provenienti un po' da tutta la zona della provincia di Firenze, da Firenze stessa, da Campi Bisenzio, da Scandicci, da Empoli, da Montelupo Fiorentino, insomma da tantissimi posti per dare appoggio in qualche modo al sindaco di Sesto Fiorentino. Allora noi oggi faremo una discussione per lo più giornalistica su quello che è un caso ancora tutto in divenire, ve l'abbiamo detto, è ancora in corso il Consiglio Comunale, stanno adesso parlando i capigruppo dicendo quali sono le motivazioni del voto che poi a breve faranno proprio sulla questione della mozione. Naturalmente vi daremo qualsiasi aggiornamento in diretta, ci collegheremo con diversi giornalisti per capire anche il loro punto di vista. Prima però partiamo da quello che è stato l'inizio, l'incipit dell'intervento di Sara Biagiotti di pochi minuti fa in Consiglio Comunale. Sentiamo. Allora, cercherò di stare nei 10 minuti, ma vorrei svolgere comunque il mio ragionamento. L'amarezza di questo giorno, di questo momento, rimarrà nella storia di questa città, di una città viva, solidale e umana, una città che affonda le sue radici nella volontà e nella capacità di stare insieme e di risolvere insieme i problemi drammatici che la storia le ha messo davanti. In fondo la vera politica è proprio questo: vivere insieme e risolvere insieme i problemi, avere un rapporto con gli altri sereno, pulito, trasparente, coerente. Chi pensa che oggi, nella drammaticità del momento per la mia città, io risponda alle accuse ingiuste, infondate, rancorose e false, si sbaglia. Ci saranno momenti anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ma farlo oggi non sarebbe giusto, verso i cittadini ignari della pochezza delle lotte intestine, di un sistema che rischia di essere trascinato via dalla propria autoreferenzialità. Oggi voglio declinare l'amore che ho verso la mia città con il sorriso, con la consapevolezza che le restaurazioni non hanno mai portato il progresso, ma hanno nella storia sempre sollevato i popoli verso la ribellione. Credo nell'impegno quotidiano, nel dedicarsi alla vita pubblica, certamente per passione personale e anche con uno spirito di ambizione, ma con la prospettiva di un mondo dove ci si possa comprendere, dove si possa lavorare insieme indipendentemente dai ruoli. Ognuno deve sentirsi partecipe della cosa pubblica, ma soprattutto ognuno deve sentire che il proprio ideale, il proprio impegno possa essere un mattone che insieme agli altri costruisce la casa del bene comune, che senza quel singolo mattone non sta in piedi.
E questa era una prima parte, una piccola parte dell'intervento del sindaco Sara Biagiotti. Intanto, giusto per aggiornare, sta parlando adesso il capogruppo di Sesto Bene Comune, Riccardo Baronti, per motivare la sua scelta, che sarà quella di votare contrariamente alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Allora, noi ci colleghiamo intanto con Daniele Caliere, giornalista di Piana Notizia, a cui diamo il benvenuto. C'è da dire che questa mozione, insomma, anche se ancora mancano le votazioni, è già stata definita e decadrà oggi il sindaco Sara Biagiotti e così il Consiglio Comunale, perché non c'è stato un dietrofront da parte di quegli 8 consiglieri. Allora Daniele, intanto ti chiedo, insomma, a caldo quali sono le sensazioni degli interventi che hai seguito anche te in streaming dal Consiglio Comunale. Buongiorno intanto. Intanto buongiorno, scusa un attimo la concitazione perché la situazione è ancora in itinere e manca poco alla conclusione del voto. Ma gli interventi sono stati una riconferma sostanziale di quello che nei giorni scorsi sono state dette, queste cose sono state dette. Da un lato motivazioni diverse da parte delle varie opposizioni, tanto che il Movimento Sesto 2014, che comunque in ogni modo ha ottenuto oltre il 10% alle elezioni amministrative, ha abbandonato l'aula del Consiglio Comunale e non parteciperà al voto, pur essendo all'opposizione. Le motivazioni di SELE, di Sesto Bene Comune, in questo raggruppamento di sinistra che tra liste civiche e SELE appunto rappresenta l'opposizione di sinistra in Consiglio Comunale, ha portato delle argomentazioni molto simili per certi versi a quelle del Movimento 5 Stelle, perché vuol dire presentarsi già da ora ad una campagna elettorale che potrebbe portare a novembre, quantomeno sicuramente a maggio per le prossime elezioni, e quindi via la campagna elettorale. Per quanto riguarda Ceccherini del gruppo misto, ex Movimento 5 Stelle, ha argomentato con una serie di problematiche di democrazia, di accesso alla democrazia, alla trasparenza dell'amministrazione di Sara Biagiotti. Per quanto riguarda gli 8 consiglieri comunali in forza al gruppo del PD, ma i cosiddetti dissidenti, i cosiddetti traditori, hanno riconfermato oggi i vari passaggi che hanno portato anche alla crisi del Partito Democratico a Sesto Fiorentino. Praticamente da ieri sera il Partito Democratico a Sesto non esiste più, esistono quantomeno 2 fazioni opposte che si sono confrontate anche oggi pomeriggio in Consiglio Comunale. Quando sono arrivate quasi alle mani, ci sono voluti i vigili urbani per dividere le 2 fazioni, è stato sospeso il Consiglio Comunale per circa 10 minuti, un quarto d'ora, proprio per far ritornare la calma. Il Presidente del Consiglio Comunale aveva chiesto lo sgombero dell'aula, quindi gli animi sono molto accesi. Per quanto riguarda le argomentazioni degli 8, sono note. Il sindaco non si è fatto trovare presente, ha rifiutato il dialogo con loro, ha sempre detto che comunque si sarebbe ripresentata alle elezioni, se si andasse a votare io rivincerò, non c'è bisogno di voi, non c'è bisogno del passato, non c'è bisogno della restaurazione. Questa è l'argomentazione portata sin dagli inizi di luglio. Per quanto riguarda le ultime ore, il sindaco Sara Biagiotti aveva fatto molti passi indietro, tra cui anche mettere a disposizione l'intera giunta, però questo non è stato sufficiente, non è stato forse questo il motivo che gli 8 cercavano per risolvere la situazione. Quindi tra pochi minuti il voto, che io darei per scontato sia un voto di sfiducia. Sarà un voto di sfiducia, probabilmente sarà anche un voto di sfiducia ingente, insomma, nei numeri, perché insomma, stando ai primi conteggi, secondo quanto verificato, su 24 consiglieri comunali, se non sbaglio, almeno 16 dovrebbero essere a favore di questa mozione di sfiducia. In realtà sono 22 consiglieri comunali, perché 2 hanno abbandonato l'aula. Sì, esatto. Laura Chirici del Partito Democratico, che aveva era subentrata a Sara Lapi, tra l'altro tra 3 giorni ci sarà il ricordo di un anno dalla scomparsa durante un tragico incidente accaduto tra Lucca e Alto Fascio in autostrada
era giovanissima, aveva 25-26 anni, Sara Lapi, A pochi giorni dall'insediamento nella quindi giunta, tra l'altro lo ha ricordato anche il sindaco Sarebbe Giotto, insomma, è stato anche un passaggio dove si è anche e commosso. Laura Chirici era subentrata dopo il decesso di Sara Lapi. E quindi lei dice anche perché, insomma, non sono mai entrata fino in fondo davvero all'interno di questo consiglio comunale, dice io non me la sento di votare né sì né no. Ha già lasciato l'aula e lo stesso ha già lasciato l'aula anche Fabrizio Muscat, per cui 16 su 22 i voti. 16 su 22, poi c'è Giorgetti che dovrebbe essere assente, se non sbaglio, quindi saranno ancora meno. 16 su 21, Ecco, su 21 in questo caso, insomma, come dire, i voti, già i numeri sono eclatanti di per sé. Allora, lungo intervento, mi dicevamo, di Sara Biagiotti, in realtà gli interventi sono stati tanti e molteplici, anche proprio sulle cause, in particolare quelli di Sinistra Ecologia e Libertà e del gruppo della lista guidata da Quercioli, sono stati anche incisivi proprio su alcuni temi specifici delle politiche Sesto Fiorentino. Su questi ha risposto anche il sindaco Sara Biagiotti nel suo intervento. Ora, per motivi anche di lunghezza, non possiamo riproporvi naturalmente tutto l'intervento, però in uno stralcio proprio dei ringraziamenti che il sindaco ha voluto fare alla sua giunta. Ascoltiamolo. Io non ho fatto il 68, non ero nemmeno nata, ma chi ha avuto la fortuna di viverlo ci insegna com'era bello partecipare, perché insieme si voleva cambiare il mondo. Ed è bellissimo farlo insieme, perché nel mondo che vogliamo, nel mondo che cerchiamo, c'è la felicità di tutti. Ma la cosa più bella è essere consapevoli che si può essere felici solo se lo sono anche gli altri. Se il tuo compagno, il tuo vicino, il tuo amico è felice, lo sarai anche tu. Lavoreremo per ricostruire un clima che ci proietti alla ricerca della felicità comune, attraverso i principi di solidarietà e partecipazione che hanno sempre caratterizzato il nostro vivere civile. Le offese gratuite, le rivendicazioni, le accuse, il sarcasmo, li lasciamo a personaggi che saranno sempre minori e che la storia ha già battezzato. E ricordate che dopo i giorni dell'esaltazione arriveranno quelli dell'oblio. I miei cittadini, i miei compagni di viaggio sapranno bene valutare e giudicare quello che ho fatto. E anche se questo diritto oggi è loro sottratto da una manovra vendicativa che sarà, come tutte le manovre di palazzo, di poco respiro. Voglio ringraziare proprio loro, i cittadini, quelli che mi hanno fermato per strada in questi giorni, chiedendo il perché di una manovra così irresponsabile e che mi hanno sollecitata a tenere duro e a non mollare. Voglio ringraziare anche quei cittadini che non si occupano di politica e che vedono sbigottiti il proprio comune lasciato in mano a un commissario prefettizio, che indipendentemente dalla sua capacità non potrà mai coprire gli spazi politici che invece un sindaco riesce a saldare. Voglio ringraziare anche quei cittadini che in ogni modo in questi giorni mi hanno attaccata, qualche volta anche fuori dalle righe. In fondo, quando un personaggio politico si espone, sono i rischi che deve correre. Il mio ringraziamento va anche a loro. Io ho amministrato anche per loro, cercando di non raccontare bugie, come ho sempre detto, né sul termovalorizzatore, la cui via è stata approvata il 27 aprile 2014, né sull'aeroporto. Perché anche su quello il PIT approvato a luglio 2014, dopo anni di discussione, non è certamente responsabilità di questa amministrazione. Noi abbiamo fatto le nostre osservazioni, che potete trovare sul sito internet del Comune, nonostante qualcuno avesse detto che non avevamo fatto le osservazioni. E le osservazioni che abbiamo presentato sono osservazioni che danno un parere non favorevole, così come ci siamo presentati alla conferenza dei servizi del 3 di luglio sul termovalorizzatore, esprimendo tutte le criticità. Sono falsità chi vi racconta cose diverse. Allora, questo era il sindaco Sara Biagiotti, insomma, si è scagliata proprio contro quei consiglieri. Daniele, tra l'altro, insomma, in un passaggio Biagiotti dice anche lavoreremo per ricostruire, è anche Scusa, ma un ti do lancio secondo la te. notizia indietro. Vai, vai.
diretta, in questo momento è terminata la votazione. E, eccolo qua, guarda, vediamo se riusciamo a vederla dalla regia. Il sindaco di Sesto con 16 voti contrari e 5, cioè 16 voti allora favorevoli alla mozione e 5 contrari alla mozione. Per e allora, come avevamo previsto, e quindi così. Il Consiglio Comunale di Sesto. E quindi è così, come avevamo previsto. Vediamo intanto dalla regia se riusciamo a collegarci anche con l'aula del Consiglio, anche se adesso vedo le immagini sono anche le polemiche sono ferme. Del consigliere Muscas. Ormai è terminata la diretta nel momento in cui... E allora questo è, Daniele, lo commentiamo insieme questo voto 16-5, insomma un voto eclatante sulla sfiducia a Sara Biagiotti. Adesso si apre davvero la fase del commissario prefettizio. Insomma, su questo anche i consiglieri hanno cercato di esprimersi, chi cercando di gettare acqua sul fuoco, e non sarà così tremendo. Invece Sara Biagiotti ha elencato anche quelle saranno delle cose messe in ponte in questi anni, in questo anno di governo, che poi non potranno essere portate a compimento. I temi che interessano di più però sono termovalorizzatori e aeroporto. Su questi Biagiotti ha detto che la colpa, insomma, in sostanza è poco sua, perché in un anno di governo ha potuto fare ben poco per contrastare queste opere. Ma senti, io allora, se permetti, intanto farei un attimo il punto sulla situazione di ciò che accadrà nelle prossime ore, che forse molti non hanno ben chiaro. Allora, il sindaco di Sesto e il consiglio comunale di Sesto non c'è più da 5 minuti, per cui formalmente tutte le competenze di autorità pubblica da parte del comune, da parte del sindaco, non sono più nelle mani del sindaco, ma sono già passate nelle mani del prefetto. E mi riferisco all'autorità di la massima autorità sanitaria del comune, perché a Sesto, essendoci il commissariato, il sindaco non è la massima autorità di pubblica sicurezza. E da domani mattina il prefetto avrà 2 giorni, grosso modo, per nominare un commissario prefettizio. Il commissario prefettizio arriverà in comune, farà una prima ricognizione, presumo, dico io, dello stato patrimoniale, dello stato finanziario ed economico del comune, e avrà come compito la gestione delle partite di giro correnti, ovvero sia potrà spendere i soldi che effettivamente ci saranno nelle casse della tesoreria comunale, né una lira di più, né una lira di meno, un euro di più, un euro di meno. Questo arriverà fino a che non ci saranno le elezioni. Può darsi che, come è accaduto negli ultimi anni, ci possa essere un decreto del Ministero degli Interni che possa indire una tornata elettorale a novembre prossimo, altrimenti si andrà a votare a Sesto a maggio dell'anno prossimo. Ecco, questo è lo stato delle cose. Ecco, infatti, perché è bene ricordarlo, tra l'altro, insomma, proprio in questo momento, come ricordavi giustamente anche te, è avvenuta questa votazione, quindi, come dire, adesso i commenti a caldo cercheremo di recuperarli anche dai giornalisti, ma anche dai protagonisti di questa mozione. Vediamo se riusciamo anche a collegarci con qualcuno lì dalla sede di Sesto Fiorentino. Naturalmente sono ore in divenire, sono ore di preoccupazione anche per la popolazione di Sesto Fiorentino. Per ricordare, sono stati 16 i voti favorevoli alla mozione di sfiducia, no, i no invece, quindi contrari alla decadenza del sindaco e del consiglio comunale, i voti contrari alla mozione sono stati 5, gli 8 firmatari iniziali della mozione di sfiducia, per ricordarlo, sono Giulio Mariani, primo firmatario, poi ci sono Diana Capo, Laura Busato, Maurizio Ulivo Soldi, Aurelio Stera, Gabriella Bruschi, Antonio Saccone e Andrea Guarducci, per quanto riguarda naturalmente il gruppo del Partito Democratico, più già a presentare la mozione a suo tempo furono 4 di SEL e un ex del Movimento 5 Stelle, Mauro Ceccherini, come ricordavamo. Allora, siamo arrivati in chiusura della prima parte. Nella seconda torneremo naturalmente con Daniele Caleri da Piana Notizie, ma anche con altri giornalisti, per commentare questo voto storico, in qualche modo, che getta davvero una ombra su Sesto Fiorentino e sulla politica del Partito Democratico. Quindi restate con noi, 5 minuti di informazione e poi torniamo.